La Valle Imagna è una poesia scolpita nella pietra a forma di culla. Questa culla ha visto nascere donne e uomini speciali, gente che sa solcare con coraggio il mare delle difficoltà di una natura avara ed esigente, come ha solcato in passato i mari dell'emigrazione in ogni angolo di terre straniere, per poi tornare. Questo estremo angolo occidentale della Bergamasca è abitato da spiriti liberi che non amano piegarsi a nulla e a nessuno. Orgogliosamente artefici delle proprie vite, capaci di creare con le loro nude mani e il loro ingegno di tutto. Solidi edifici con tecniche antiche quanto originali, formaggi prelibati, oggetti di artigianato e infine ogni strumento per soddisfare la loro irrinunciabile passione, la musica. Una melodia chiama nella chiesa di San Siro a Rota fuori di Magna, dove si trova un pregiato organo Serassi dal nome della celebre dinastia di organai. Qui Fulvio, valdimagnino doc, mette il fuoco nella musica. L'impetuosa onda del suono si libra nella valle, rimbalzando tra le rocce. Già, le rocce, per la gente di qui, non sono mai state veramente pesanti. Anzi, sono state una specie di Lego con cui giocare. Un artigianato raffinatissimo, conosciuto in tutta Europa. Nella chiesa dove Fulvio suonava, fu battezzato il grande Giacomo Quarenghi, che divenne architetto imperiale alla corte di Caterina di Russia e costruì il meglio della San Pietroburgo che oggi visitiamo. Pietro, picaprede, spaccapietre discreto, racconta fedelmente la passione dei valdimagnini per la pietra. Quando fai un lavoro che con passione cioè ti porta allegria, ti porta anche la fatica, non la senti la sera quando torni a casa. Se vado a fare un lavoro che è pietra, qualunque tipo sia pavimento, rivestimento, un contorno, un capitello, cioè un vaso, l'importante è che sia pietra. Ecco, darmi in mano un pezzo di pietra, allora mi diverto. Bisogna essere un po' matti perché una persona normale non so se fa questi lavori qua. Le schegge vanno un po' dappertutto, non è che dici vai là. Può sembrare strano, ma per usare la pietra è essenziale usare la testa. Lo dimostrano le piode, nei tetti tipici della zona. I tetti in pietra sono molto difficili da fare, perché sono tetti fatti con le pietre, ma non è la pietra che per dire tutto da un centimetro, tutto da due. C'è dentro la pietra da un centimetro e la pietra da otto. Tutto a secco, senza chiodi, senza niente. Durano, non so, 400, 200, 300, anni, anni, anni. A Clanezzo, lungo il torrente Imagna, vive Battista, casaro e spirito libero, che ha costruito tutto quello che gli appartiene da solo, anche la casa. Dove c'è il ponte lì? Io abitavo lì prima. Andavamo giù a prendere la sabbia e portavamo sulla strada. Poi passava il carretto col cavallo, portava via a 6 anni. Sotto padrone? Mai, non ho avuto che. Non mi ha mai comandato nessuno, me. Neanche i fratelli che erano più grandi di me, mai. Perché prima andavo a passo sulle capre. Partivo con le capre a sabato mattina e tornavo a lunedì sera. Poi, quando veniva sera, piantavo la mia tenda, io entravo a dormire o a fare il mio cibo che dovevo fare, e le capre tutte in giro che mi aspettavano.
Magica, magica. Però è una bella vita, eh. Gli uomini possono avere idee molto diverse su cos'è la bella vita. Per Battista è vivere nella natura con le sue capre e fare il suo pluridecorato caprino. Tra capre, concorsi di formaggi, sarà su 2.000 qualcosa da premi. Voglio più bene alle capre che ai figli, eh? Perché i figli fanno tremulare, le capre non fanno tremulare. C'è poi un momento nel lavoro di Battista che lo commuove. È quando partoriscono le capre che ho tante soddisfazioni. Perché esce il capretto, devo stare attenti a tirarlo fuori. E quella è la cosa più importante. È questa, guardi. Guarda. Questa è pronta da togliere adesso. Anche sul formaggio, Battista ha le idee chiarissime. Quello che fa il formaggio è il latte, lo stampo e casano. Si comprende come in questi valligiani tutto è estremo. La natura, le passioni e le scelte di vita. Se il richiamo della natura portava Battista ad isolarsi con le sue amate caprette, Romilda ne ha fatto oggi un credo. Inutilmente, sì. La natura, anche se è faticosa, non bisogna mai pentirsene, perché ci aiuta a vivere, a darci le soddisfazioni. E anche gli animali, gli esseri della natura, sono gli unici che ci danno ancora i segnali giusti. Comunicare con gli animali è la cosa più facile del mondo. E con le persone che è più difficile comunicare. E la natura non delude mai, è sempre l'uomo, il mio simile, che delude. Delusa della vita normale, ho preferito immaginarmi sul monte e dominare gli eventi naturali. Vivo sul monte, faccio l'orto, mi dedico, però non è che per questo detesto l'essere umano, Mi è capitato di poter soccorrere qualcuno, c'è gente che passa abitualmente a piedi, mi chiama, viene a salutare. Purtroppo gli eventi della vita mi hanno indurito un po' il cuore. Walter è l'uomo del Sivli, il flautino a tre buchi che dalla Valle Imagna ha colonizzato il mondo. Flauto che veniva realizzato nel tornio più ingegnoso che possa essere stato concepito, spiegato dal nipote del più grande liutaio dei flautini esistito. Angelo, con il suo modo schietto e spontaneo, racconta come il nonno faceva funzionare questo strumento di lavoro solo apparentemente primitivo. Questo qua è un pezzo di legno per fare i fischietti. Qua si mette dentro nella morsa, così sta fermo per tagliarlo. Il nonno faceva dentro i sivli. Aveva qua uno, li metteva lì nella morsa per tenerli fermo, prendeva questa misura per non star lì col metro sempre a misurare, poggiava la misura così aveva la sua misura giusta. Ma la cosa più ingegnosa arriva nelle prossime tre mosse. Il nonno metteva giù questo pezzo di legno qua per, come appoggio. Questo qua per tenere la regolazione del ferro. Come si appoggiava. Questo qua sarebbe quasi finito. Qua era la protezione delle mani, lo sgurbì. Perché se si prende così è pericolo di bucarsi le mani. Il buchino si è fatto. Ritroviamo questi piccoli peperoncini rossi della musica popolare nello studio di Walter, il quale con passione e umiltà ha imparato la lezione e oggi costruisce, suona da virtuoso, tramanda. Questi sono i flauti che vengono dalla famiglia Angiolini, quelli che hanno ancora il tornio a Brumano, che sono stati anche gli ultimi che hanno costruito. La lavorazione più ostica è quella di intonare i fori a uno, allargandoli lentamente con delle limette fin quando si riesce a tenere una scala di un'ottava.
Dal Sivli al baguette, l'antica cornamusa bergamasca, il passo è breve e Walter studia e suona entrambi. Walter racconta anche la commovente storia di un ragazzino non vedente di 10 anni che si trovò tra le mani un Sivli e ne fece la passione della sua vita, diventando un suonatore prodigioso. Siamo nella prima metà dell'Ottocento. Un impresario lo porta in giro per l'Europa e il ragazzo diventa un fenomeno. Di lui resta un flautino con la didascalia, il microscopico strumento che gli giovò per guadagnarsi la vita. Questo suonatore era Giuseppe Picchi, nato a Crescenzago. Di lui non si sa che fine ha fatto, non si sa quando è morto e dove è la tomba. Però è rimasta talmente forte la sua presenza in Inghilterra che ancora oggi gli inglesi ricostruiscono il picco pipe, cioè il flauto di Picchi. Però se lo sono inventato, perché il vero flauto di Picchi era quello che è partito dalla Valimania. Per guadagnarsi la vita nella valle, a molti non è stato necessario essere virtuosi del Sivli, ma del formaggio sì. Seguendo quest'oca, si entra in un mondo, del quale l'oca mostra essere guardiana implacabile, sotto gli occhi mansueti delle brune alpine, la razza più diffusa nella valle. I bergamaschi erano e sono mungitori inarrivabili, al punto che prima dell'avvento della mungitura meccanica giravano per la padana a mungere vacche. Li chiamavano bergamini. Oggi gli allevatori, nel segno della bruna, si sono riuniti tra loro per essere più competitivi e ottenere il meglio. Ed ecco di buon'ora, nella casa madre, un viavai di allevatori che portano il latte appena monto. Le varietà di formaggio che si realizzano in valle sono davvero tante. Qui Osvaldo, gigante buono e soprattutto bravo, si incarica di tutte le fasi della lavorazione. Poi in cantina, dove le forme vengono messe a stagionare secondo le varie esigenze. Infine, si organizza un'esposizione nei locali destinati al pubblico. Su tutti, lo stracchì, di cui si mangia anche la crosta, ben inteso, ma anche formaggi stagionati alle erbe, al pepe, alle noci e tanti altri diversi sapori. Grazie a personaggi appassionati come l'Antonio, la valle sta vivendo la sua rinascita non solo gastronomica, ma culturale. Ca' Berizzi, antica residenza, è stata eletta moderna arca della memoria storica e delle iniziative sociali di tutta la valle. Con estro tutto valdimagnino, qui è nata una bibliosteria, luogo dove la cultura si condivide, come nelle vecchie osterie della valle. Anche qui la musica è protagonista. Nella biblioteca di Ca' Berizzi conserviamo alcuni fondi particolari. Uno di questi è il fondo musicale. Sono centinaia di spartiti, manoscritti, che vanno dal 700 a tutto l'800, che riguardano la cultura musicale lombarda. Non dimentichiamo che Bergamo ha dato i natali a Donizetti. Oggi nelle scuole della Valimania e della Val Brembana i nostri bambini continuano a suonare il flautino a tre fori. Poi arriva il momento di penetrare completamente nel cuore antico della valle.
Entrando nella casa di Carlino, si ha un'idea esatta di uomini e cose. Carlino fa il suo formaggio in casa, ha la sua stalla in casa, ha tutta la sua vita in queste stanze. E mentre scherza con i suoi amici, dice le sue verità. Che mi ha detto bus? Ma la frusta è mia buona. La prima mai a quella. Non ci vuole premura, perché si fa più prima a mungere che lavorare il latte. Perché lavorare il latte vuol dire lavorare il latte, non sciuparlo. Una giovinezza da bergamino anche. Come tutti i valligiani, lui ha iniziato a lavorare con le sue prime forze e finirà di farlo con le sue ultime. Noi la casa, abbiamo la casa lì, ma noi la casa serviva solo di trasporto. Si arrivava la sera, la mattina di notte si partiva, si arrivava la sera, di notte si partiva e via. Intanto, a circa 80 anni, non si sa dove, trova l'energia di un torello per tutte le sue corvée giornaliere. Le generazioni qui parlano tutte la stessa lingua, voglia di darsi da fare e stare al passo con i tempi. Andrea si è lanciato con entusiasmo nell'allevamento delle lumache. Niente di particolare, se non che lui lo fa per seguire una passione che aveva fin da bambino. Da allora lui ama quelle chioccioline. Le raccoglievo nella proprietà di famiglia, accumulavo in scatole e davo l'insalata. L'allevamento è suddiviso in due zone. Zona riproduzione e zona ingrasso. Appunto nella zona riproduzione le fattrici vengono immesse verso i primi di maggio e vengono poi tolte a ottobre dopo la riproduzione. I piccoli, una volta che passano l'inverno, vengono poi spostati appunto verso il 15 di aprile nella seconda zona, che è la zona ingrasso, fino a quando hanno raggiunto il calibro, la grandezza per la vendita. L'allevamento delle lumache è redditizio anche e soprattutto per l'estrazione della bava, che aiuta a combattere efficacemente l'invecchiamento della pelle. Solo a seguito della messa a punto di una nuova tecnica non invasiva per le chioccioline, Andrea ha deciso di estrarre la bava. L'elicicoltura è un campo lavorativo molto faticoso. Quello che dà maggior passione, secondo me, è quando la sera si entra in allevamento, si scrutano i recinti con una pila e si vedono tutte le lumache o tutti i piccoli, le nascite, e questo, diciamo, è il compenso del lavoro di tutto un anno, o meglio anche di due anni. Ormai è chiaro che in Valle Imagna tutto è possibile. E non ci si può stupire di trovarci un tornitore molto specializzato, che tiene viva con entusiasmo e orgoglio, mascherati dal carattere un po' introverso del valligiano, la passione paterna. Questa può sembrare una falegnameria come un'altra, ma alcuni indizi mostrano che non lo è. Ed ecco Mauro alle prese con la sua attività speciale. Essendo un paese di montagna, all'inverno col legno che c'era si lavorava, si facevano i vari utensili che si facevano una volta per la cucina, le ciotole, i piatti per la polenta e varie cose. Mio papà ha cominciato a fare vari giochi e poi ho cominciato a fare anche il Pinocchio. Ho cominciato con quelli piccoli, poi ho sempre fatto sempre più grandi e io appunto già a 7-8 anni ho cominciato ad aiutarlo. Queste figure silenziose ci portano in una fiaba eterna che attraversa le generazioni. Non è solo un oggetto, c'è qualcosa. Ci sono molti collezionisti di Pinocchio. Mauro racconta come costruisce i suoi Pinocchi. Il naso è a sorpresa.
prima si mette le spalle, sempre con l'elastico, così si possono muovere. Poi si infila il busto, testa. Poi si tira fino al massimo l'elastico. Si mette un perno per bloccare tutto. Cappello. E poi l'ultimo, il naso. Questa dimensione ha due nasi, uno lungo per quando dice le bugie e quello corto quando non le dice meno. Se il legno è un elemento di artigianato, oltre che costitutivo delle case in valle, una particolare pianta ha una funzione storica nella vita contadina. Le gerle, i cesti ed altri oggetti della vita quotidiana di chi vive la natura secondo natura mostrano ancora una volta le versatili capacità manuali di questa gente. Se le difficoltà della vita hanno avvicinato i valligiani alla fede, un luogo speciale è divenuto il centro del culto. Un santuario nasce intorno ad una grotta sorgente davvero unica, luogo di devozione ed ex voto, che fu ritiro spirituale di Giovanni XXIII, la Cornabusa. Nella valle dei 100 campanili, le campane parlano alla comunità, raccontano le gioie della vita, il dolore della morte, la resurrezione. I tocchi scandiscono il tempo della fatica e dell'allegria, che passano e non tornano più. Negli anni 70 e 80, le campane vennero elettrificate e un po' mortificate quasi dappertutto. Oggi qualcuno, come a Capizzone, torna all'uso manuale, anzi, a farne uno strumento musicale a tutti gli effetti. Il giovanissimo Luca aggancia le campane intonate in scala alla tastiera. Poi dà spazio al suo virtuosismo. Ancora una volta diventa protagonista in valle. La musica regna in Valle Imagna. La musica è la Valle Imagna. Il suono scende verso la pianura, come le acque del suo fiume, che diviene Brembo e poi si tuffa nell'Adda. Alla confluenza dei due fiumi, le ultime note del baguette raggiungono un villaggio speciale, ormai lontano dalla valle, ma idealmente vicino, nel celebrare il sogno di un lavoro fatto di gerarchie senza sottomissioni, ricco di valori, dignità e rispetto della persona. Crespi d'Adda, fabbrica e città, con villette per i lavoratori, asilo, chiesa, servizi e un cimitero monumentale, è stato un modello di produzione attento ai valori dell'uomo. Oggi è un monumento vivo, sito UNESCO e forse monito per il futuro. La valle è ormai lontana, ma la musica di un luogo dove tutto, grazie al coraggio e alla determinazione, può avvenire,
resta negli occhi e nel cuore di chi ha visitato questa poesia di roccia in forma di culla.